ritrovati, oggi venerdì 26 luglio si rinnova l'appuntamento con il Qui Vuoi TG Sport, il telegiornale sportivo di QuiBologna.tv. Partiamo subito dal mondo del calcio perché il Bologna sta per concludere il suo ritiro ad Andolo, infatti stasera ci sarà la presentazione delle maglie e soprattutto la grande festa con tutta la squadra di chiusura del ritiro, poi domani l'amichevole con i greci del Calloppi e poi il ritorno a Bologna prima di partire per Sestola. Le novità portate in questo ritiro ad Andolo da Stefano Pioli sono sicuramente la presenza del 4-2-3-1 come modulo fisso per tutta la stagione, ma soprattutto di un René Crin provato come difensore centrale, quindi che non sia una mossa tattica per evitare di spendere altri soldi e acquistare un difensore, ma provare il giocatore sloveno in quel ruolo. Per quanto riguarda il mercato, invece, sembra che il Milan non molli l'idea Alessandro Diamanti, infatti avrebbe messo sul piatto 5 milioni più l'intero cartellino di Antonini e il prestito di Niang, un'offerta sicuramente allettante per il rossoblù, anche se, visto anche come si sta svolgendo il mercato del Bologna, Guaraldi sembra intenzionato a dire di no. Altro no di Guaraldi invece è il ritorno del russo Perez, che non ha chiuso la trattativa con il Verona, infatti Setti ha detto che le richieste dell'ingaggio del giocatore sono troppo alte e Perez sembra aver avuto un contatto con il Bologna per tornare a giocare sotto i due torri, ma Guaraldi ha chiuso la porta perché è rimasto, diciamo, molto scontento dal rifiuto avvenuto all'inizio dell'estate da parte del capitano della Celeste. Lasciamo adesso il calcio per parlare del basket, perché la Virtus sembra aver chiuso il terzo colpo di mercato andando a prendere Motum, il giocatore, infatti il rookie australiano di 2,07, una alla grande mancina in uscita da Washington State, sembra aver con il suo entourage trovato l'accordo con il club bianconero, che quindi, come ha detto Arrigoni, vorrebbe chiudere la squadra entro il 10 di agosto e sembra infatti aver ufficializzato il terzo acquisto. Da una sponda all'altra di Basket City, perché anche la Fortitudo, dopo aver praticamente concluso la trattativa per portare Giovanni Finn a vestire la maglia bianco-blu, ha sondato il terreno per tre giovani Virtus che hanno vinto appunto lo scudetto Under-19. Si parla di Mattia De Ruvo, Federico Guazzalocca e Gerardo Sabatini, nonché figlio di Claudio Sabatini, ex presidente Virtus. Nonostante le parole di Anconetani, che chiedeva appunto un roster di bolognesi, ma soprattutto di fortitudini, questo messaggio passato da Calamai, che ha voluto ricordare anche un giocatore simbolo come la Fortitudo, per la Fortitudo come Marco Bellinelli, che ha vestito le giovanili nella maglia da Virtus e poi è diventato un'icona per la Fossa e per il popolo bianco-blu. Chissà se questi tre giocatori potranno eguagliare, diciamo, la strada di Bellinelli, ma soprattutto chissà se potranno vestire la maglia in B2 della Fortitudo per il prossimo anno. Rimaniamo sempre in tema di Fortitudo, ma parliamo di baseball, perché ieri sera la Fortitudo ha vinto agevolmente gara 1 contro Reggio Emilia e stasera andrà in scena sempre a Gianni Falchi l'attesissima gara 2 per un derby tutto emiliano. Con questa ultima notizia si chiude l'edizione odierna del Qui Vuoi TG Sport. Io vi rimando all'appuntamento a domani, in cui troverete Stefano Zanerini, Luca Ravani e Marco Lacci, che vi parleranno del calciomercato dei dilettanti. L'appuntamento invece con le notizie sullo sport professionistico ve lo rimando a lunedì. Grazie per l'ascolto e a presto.